Salve ragazzi, qui è Sandro Nerazzurro, ben ritrovati o benvenuti sul mio canale. Allora, oggi sono alquanto arrabbiato, purtroppo ieri abbiamo perso questo derby, era una partita importantissima e per carità potevo anche aspettarmi la sconfitta, anzi sicuramente non è che mi aspettavo al 100% la vittoria, però perderla in questo modo e onestamente fa veramente male. E il fatto qual è? Che comunque l'Inter stava giocando molto bene, ha giocato molto bene i primi 60-70 minuti della gara, quindi gran parte della partita l'ha giocata abbastanza bene, anche perché il possesso palla c'era, le occasioni c'erano state, il gol era arrivato da calcio d'angolo. Ieri Magnan ha fatto delle grandissime parate, c'è poco da dire, è un gran portiere. Sicuramente, però purtroppo penso che questa partita l'abbia persa in prima persona proprio l'Inter. Ovvero, quando Inzaghi ha fatto quei cambi, la squadra praticamente non c'era più e il totale controllo della gara l'ha poi avuto appunto il Milan. E allora, diciamo che con i cambi non posso dire chissà che cosa, non è che non sono d'accordo con Inzaghi o sono in disaccordo, ma il fatto è che purtroppo i giocatori sono quelli che sono in panchina. Perisic ha avuto anche un problemino, a quanto poi ho capito. Purtroppo i nuovi entrati dalla panchina, che dovevano fare appunto il lavoro finale di gestione della partita, non l'hanno saputo poi fare. E sono molto arrabbiato con Sanchez che entra dalla panchina e doveva appunto dare un grosso impatto in questa partita. Lui che si definisce il leone in gabbia, il campione. Però purtroppo ieri, e devo dire la verità, Sanchez non mi è piaciuto minimamente. È entrato in gara. Ha fatto subito un errore, sì, forse c'era anche il fallo, anzi sicuramente c'era anche il fallo subito su Sanchez, però purtroppo non possiamo andarci a sì, poi ad impuntare su sul fallo, perché comunque abbiamo subito due gol e li abbiamo subiti in maniera veramente pessima. La difesa praticamente ha avuto anche qualche problemino sul finale con De Vrij, che veramente si è fatto comunque smarcare in una maniera impressionante da Giroud. Penso che non ci abbia neanche messo poi il piede per comunque cercare di fermare il tiro di Giroud. Handanovic è quel che è, ormai lo sappiamo, non c'è alquanto da dire su di lui. Aveva fatto anche una bella parata su Tonali, però purtroppo su quel tiro di Giroud mi è sembrato veramente immobile. E purtroppo nelle ultime partite, ormai da tanto tempo, Handanovic, secondo me, deve essere sostituito. E mi dispiace anche dirlo perché a me, come portiere, mi è sempre piaciuto Handanovic, ma penso che sia arrivata anche l'ora di, come si suol dire, cambiare musica. E un altro giocatore, e forse è quello con cui sono più arrabbiato, è Lautaro Martinez. Allora, Lautaro Martinez purtroppo da varie partite che lo vedo davvero sottotono. Onestamente pensavo che fosse comunque, magari prima della sosta, le tante partite, ci poteva anche stare il calo, però purtroppo, tornati dalla sosta, non mi aspettavo Lautaro Martinez che giocasse in questo modo. E impatto sulla partita praticamente nullo. Non ho visto, non ha fatto veramente nulla a mio parere. Un tiro non è arrivato, se non veramente forse solo un tiro da fuori, veramente debole, un tiro debole se non ricordo male. E poi, a parte questo, Lautaro Martinez non si è proprio visto in questa partita. E dicevo, sono arrabbiato con lui perché comunque lui dovrebbe essere quello, cioè l'attaccante di punta dell'Inter. Se l'anno scorso era Lukaku, purtroppo quest'anno doveva essere lui. E naturalmente non posso aspettarmi da Dzeko che faccia il gol di Lukaku. Sapevo benissimo che quando Dzeko era stato preso all'inizio del campionato
non avrebbe fatto 30 gol. Però la differenza qual è? Dzeko i suoi gol comunque li ha fatti, li sta facendo, anche alla Roma aveva periodi in cui magari per 2-3 mesi giocava benissimo e poi magari non si vedeva più, scompariva dall'attacco. E purtroppo c'è questo fatto che anche comunque Dzeko alla sua età calcisticamente parlando, cioè ha 36 anni, quindi non posso aspettarmi da lui che faccia chissà cosa. Ed è anche qua il fatto che comunque Dzeko nelle partite, a mio parere, ci mette sempre il suo. Recupera comunque tanti palloni, qualche palla dentro la mette sempre. Ieri anche, per esempio, anche Dumfries ha avuto un'occasione davanti alla porta, ma poi ci arriveremo. Dicevo, Dzeko, secondo me, comunque il suo ce lo mette sempre durante le partite. Eppure è vero che purtroppo non segna sempre. Però, se comunque lui ha 36 anni e quindi non mi posso aspettare chissà che cosa, da Lautaro mi aspetto veramente molto. Perché comunque lui è il numero 10 dell'Inter e mi aspetto che segni o che quantomeno in queste partite abbia un grosso impatto. E ieri purtroppo non è stato così. Ma a parte ieri, anche altre partite precedenti non ha avuto chissà che impatto appunto, proprio in partita. E un altro giocatore che mi ha deluso è sicuramente Vidal, che è entrato in campo, veramente non ho capito cosa ha fatto durante, poi, quando è entrato in campo. Mi dispiace che sia uscito Calhanoglu, perché ho visto che comunque ci ha messo tantissimo impegno, si vedeva proprio che era molto agguerrito. E secondo me il migliore in campo è stato Perisic, e io spero gli rinnovino il contratto perché veramente se lo merita. E ha fatto anche un gran bel gol su assist di Calhanoglu da calcio d'angolo. E poi per il resto comunque la squadra, ripeto, non è che abbia giocato poi così male, perché comunque giocavamo sempre contro il Milan, comunque delle favorite allo scudetto insieme comunque a Inter, Napoli e forse Atalanta. E a parte questo, c'è stata anche un'occasione, dicevo poco fa, di Dumfries. Dumfries secondo me ha giocato anche molto bene. Mi dispiace che abbia sbagliato quell'occasione lì davanti alla porta, ma purtroppo il problema principale è stata la fase gestionale dei minuti finali della partita. E De Vrij si è perso, come dicevo anche poi, anzi, Giroud. E De Vrij anche ha un po' di tempo che secondo me lo vedo anche molto sottotono. E io spero veramente che questa partita non abbia un grosso impatto mentale su comunque le partite che adesso dovremo affrontare, anche per esempio contro la Roma in Coppa Italia, c'è il Napoli in campionato e c'è anche il Liverpool. Capisco, ripeto, i cambi anche di Simone Inzaghi, perché purtroppo le partite sono quelle che sono e quindi dobbiamo anche gestirle alquanto bene, però non capisco onestamente il fatto che abbia fatto uscire Calhanoglu. E infatti su questo mi dispiace, perché secondo me Calhanoglu poteva avere un grosso impatto sulla partita. E detto questo, io spero, purtroppo ripeto, sono molto amareggiato per questa sconfitta, però io spero che l'Inter non si faccia poi prendere tantissimo da questa, mentalmente più che altro da questa partita, e che subito contro la Roma inizi comunque a cambiare anche il tono di alcuni giocatori, e in primis mi sto riferendo naturalmente a Lautaro, e spero comunque che le prossime partite le giocheremo appunto diversamente. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate della partita di ieri sera, e se voi aveste fatto anche questi cambi, se siete d'accordo con i cambi fatti da Simone Inzaghi oppure no. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, lasciate anche un commento ed iscrivetevi al canale. Grazie, al prossimo video.